amici Potere Robotico, abbiamo un grandizer, però in kit di montaggio. Abbiamo la scatola? Sì, ma non qui. Niente, fa niente. Vabbè, tanto non è una scatola normale. No, è molto bella. Un'immagine che, un'immagine che forse è la più bella immagine di Grandizer, della testa di Grandizer che sia mai stata disegnata. Le sollevo un problema che è più di... che non dovrebbe essere così questo Grandizer, perché naturalmente noi lo vediamo con la barra in mano, giusto? Sì, ah, naturalmente sì. E ha le alebarde anche sulle spalle, però è vero, più bello così. È vero. Però, questo l'abbiamo ormai sdoganato. Sì, un po' come nome Goldrake, è una licenza, di posatura, perché sta molto meglio con i boomerang sulle spalle e la alebarda comunque... Allora, due considerazioni su... Posso? Vada! Allora, due considerazioni su questo Grandizer. Allora, stiamo guardando, come ha detto il Sensei, un Gunpla. Un HG. E quindi il Gunpla, a me, come giornalista, sinceramente non mi attirano e non me ne frega assolutamente niente. Devo dire però che dopo aver guardato con attenzione... il Grandizer della Sentinel, sì, che ha delle licenze di tipo Real Robot, cioè pannellizzato, eccetera, eccetera, e aver visto il Grandizer della King Arts, che a sua volta ha delle licenze di Real Robot e di reinterpretazione, questo Gunpla è più bello di tutti e due gli altri. Cioè, a livello di proporzioni e di impatto estetico, mi pare la più bella reinterpretazione di Grandizer che sia stata fatta. Tra l'altro con tante attenzioni per i particolari che neanche modelli più blasonati hanno, come per esempio la cabina di pilotaggio nel volto trasparente. Il CMS lo aveva, CMS l'aveva, ma infatti in un qualche modo, ma no, ma intendo dire che per essere un Gunpla è fatto veramente veramente bene. Si può montare il double spacer, cioè lo squalo, sulle spalle. Ho preferito una posa più dinamica mettendolo in volo a fianco al Grandizer. E devo dire che me lo sto godendo a livello estetico, cioè me lo sono messo lì, me lo sono posizionato così e mi piace veramente molto. E ho fatto in dotazione il display stand? Assolutamente sì. Display stand in dotazione per tutti gli Infinity e Infinitism. Che è chiamato così questo? Sì. Anche perché lui effettivamente non fa parte di quel brutto lungometraggio. E la serie non è finita qui. Perché è stato appena annunciato di castraccione? È il Mazinkaiser. Che Infinitism. Che esatto. È praticamente il Mazinkaiser alias classico 75 pannellizzato. Bene. Cosa vi posso dire? Vi posso dire, cari amici di Potere Robotico, se avete una cifra esigua da investire in un Grandizer veramente spettacolare, acquistatelo. Che comunque il cinquantello ci vuole. Cinquantello ci vuole. Li vale tutti, acquistatelo e o montatelo con molta pazienza o disponete di qualche amico che ve lo monti. Tipo chi? Tipo lui che l'ha montato per me e gli ha pure dato una mano di trasparente lucido. Oltre che pannellizzare il double spacer, che è un piccolo capolavoro. Sì, la parte, a me piace molto più il double spacer che... È bello tutto, è molto bello. Io, per me Grandizer è più bello sia del Mazinga Z che del grande Mazinga Infinity, per me è più bello di tutte e due. Sì, probabilmente chissà se questo sarà un lancio eventualmente per un eventuale Metal Build con queste dimensioni. Potrebbe essere una gran figata, come potrebbe essere anche un tentativo qui di lancio anche del Mazinkaiser Metal Build, naturalmente con dicitura Infinitism. Non lo so. Però devo dire una cosa riguardo a quello che ha detto il Sensei adesso.
avendo il Gunpla del Mazinga Z, del grande Mazinga e del Grandizer Infinity Infinitism, e avendo anche le controparti di Mazinga Z e del grande Mazinga Metal Build, pur essendo naturalmente più belle a livello di materiali ed essendo già pronte, e avendo lo stesso sculpt, perché sono esattamente la stessa cosa, cioè sono frutto dello stesso rendering tridimensionale, i colori nei Metal Build sono molto più accesi e colorati, molto più luminosi. Come dite voi, se non mi sbaglio, bravissimo, e questo non gli rende onore. Cioè, mettendo di fianco il grande Mazinga Infinity HG Gunpla al grande Mazinga Metal Build, il Metal Build è molto più giocattoloso, che è assurdo. Ma bisognerebbe magari proprio vedere, non saprei che dirle, è chiaro che sono due cose difficilmente comunque paragonabili, mi permetto di dire. Dal punto di vista estetico, messi di fianco uno all'altro, se uno non li tocca e non li soppesa, sono quasi uguali, Sì, perché quello che avevamo visto al ristorante con quello che poi abbiamo recensito. Detto questo, non lo so, a me piace, anche a me piace, la voglia di buttare lì comunque 50 euro per questo kit di montaggio, che ne ho già buttati tanti, che ne devo fare, non mi viene, detto onestamente, sebbene riconosco che... Perché non l'hai montato. Può essere. Infatti facciamo dire una cosa al nostro bottegaio. Lei ha goduto, perché ce l'ha detto... Sì, ho goduto molto, molto, soprattutto quando ho fatto lo sculpt della testa. Ah. Sì. Vedendolo così, da Gunplaro, posso dirvi una cosa, che... quasi sicuramente non lo ricolorerai, lo lascerai stare con le sue plastiche. L'unica cosa, ma che è così anche come nell'originale, mi piacerebbe, ripeto, eventualmente ricolorare questa porzione, quindi ripetuta per 4 volte su ogni gamba, di rosso. Di rosso? Non lo so, perché... E per me la gamba si perde molto ed è molto scura, con invece un tocco di rosso in questa parte ripetuta per le 4 parti, come invece non c'è dietro, ecco, vedete quello dietro. Dietro c'è rossa. Cioè dovresti fare tutti rossi? Sì, non questa parte superiore. Non ho capito, quella solo parte, questa parte lì. Solo questa parte, quindi per 3 volte, farle rosse. Ho capito. E come la prosecuzione di questa del piede, pinna sì. che termina. Sì, qui. Va bene. Se, no, sì, potrebbe essere, sì. Sì. Ma è chiaro che il modello è concepito per avere questi colori, certo, sì. Io gli farei eventualmente quella modifica per vedere, perché secondo me la gamba si perde molto, diventa molto scura. Ma io più che rossa magari l'avrei alleggerito il colore, cioè nel senso l'avrei reso leggermente più chiaro, in maniera da fare un po' lo stacco tra questo pezzo e la gamba. Ma lo stacco c'è comunque. Ma di più, forse perché è la luce, perché farlo di un altro colore, cioè nel senso il rosso nel robot comunque è richiamato in vari punti, in più parti. Sì, sì. Quindi se non è rosso, cioè se non lo si lascia così, vuole fatto rosso, se no lo si lascia stare. Che già non sta male, però è una cosa che è venuta. Mi così. È venuta così, cioè nel senso, è un'esigenza che vedo io, che magari non è necessaria. Amico, io posso confessare una cosa, quando l'ho montato, l'ho finito, l'ho guardato, non glielo devo mica dare indietro, va al giornalista. Ah, sì. Bene. Il cinquantello... Io sono convinto che ci sarà qualcuno che me lo starà già regalando. Ai, ho capito, va bene. Questo sentore. C'è il sentore, via. C'è il sentore, perché io per il mio compleanno ho già pensato cosa regalarmi. Boh. Detto questo,
Detto questo, ragazzi, salutando, vogliamo dare una... No, perché i modi chiari. Ma neanche un voto così alla... Io posso dargli un 8,5, visto il cinquantello che c'è. Ma sì. Cioè, io lo consiglio fortemente a chi comunque vuol far magari qualche ora di divertimento personale. Se non lo volete dare a un vostro amico che ve lo assembla, perché qua ci sono due esponenti di una scuola. La nostra è la scuola di Occuto. La nostra è la scuola del... Ho voglia di fare un cazzo. Ma perché non abbiamo tempo. Noi non abbiamo assolutamente tempo. Ma poi per quale motivo montare un robot se te lo può montare un altro? Esatto, e con gioia. Lui si diverte e noi ci divertiamo. Esatto. Però un voto al montatore glielo un dai. Voto al montatore io gli do un bel 8,5 anche lì. Sì. Non gli do il 10 perché io avrei fatto in avrei metallato le parti meccaniche. Ma dopo meccaniche. Si perdeva via. No, metallato cioè vuol dire dare solo dei puntini di grigio o di metallizzato trasparente alle parti. Però lo trovo un capolavoro. Oltre a quello che ha detto il sensei di consiglio, io lo consiglio anche agli appassionati di Gonagai e agli appassionati di Goldrake che non vogliono spendere una follia per un Sentinel o un King Arts e si ritrovano con un modello che una volta montato è veramente bello. Sì. Salutando scusa!